Il datore di lavoro, il capo ufficio, il capo reparto o i colleghi da qualche tempo hanno messo in giro sul lavoratore pettegolezzi, chiacchiere, vere e proprie calunnie. Risatine e ammiccamenti accompagnano ogni interazione del lavoratore con i colleghi o i superiori. I colleghi si riuniscono per la pausa a caffè e il lavoratore non viene invitato ad unirsi alla compagnia. Il lavoratore, che è sempre stato attento e puntuale sul lavoro, in rapida successione riceve contestazioni disciplinari su fatti ingigantiti a dismisura. Il lavoro del nostro lavoratore è sistematicamente denigrato e sottovalutato. Il lavoratore si rende conto che nei suoi confronti viene esercitato un rigore che non c'è verso gli altri colleghi. È escluso dal premio aziendale riconosciuto ai colleghi meno produttivi di lui. Le mansioni che ha svolto fino a quel momento ora sono affidate ad altri e lui è lasciato a svolgere compiti inferiori. La sua professionalità è deprezzata. Questi sono solo alcuni tra i tanti indicatori di mobbing in ambito lavorativo. Che fare? Lo scopriremo dopo la sigla. Sono normali in ambito lavorativo conflitti interpersonali anche aspri tra lavoratore e superiori, con il datore di lavoro, con i colleghi. Non appartengono invece alle normali dinamiche relazionali in ambito lavorativo gli atti e comportamenti pretestuosi, volutamente prevaricatori, ripetuti nel tempo, che fanno del lavoratore un bersaglio continuo. In questo caso si configura una strategia vessatoria che ha la finalità di isolare il lavoratore e molto spesso di espellerlo, indurlo alle dimissioni. L'effetto della strategia persecutoria è intaccare l'equilibrio psicologico del lavoratore, che non sopportando l'ambiente ostile, l'ambiente di lavoro divenuto ostile, finisce per dimettersi. Quando autori di tali condotte sono gli superiori gerarchici o i colleghi, è necessario portare a conoscenza dei fatti il datore di lavoro, il quale deve intervenire per far cessare tali condotte. Il datore di lavoro che non interviene è lui stesso responsabile per i danni subiti dal lavoratore. Tale responsabilità del datore di lavoro deriva dall'obbligo contrattuale sancito dall'articolo 2087 del Codice Civile di adottare nell'esercizio delle imprese le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare il lavoratore non solo dal punto di vista fisico, attraverso l'adozione di tutti i mezzi di protezione e di sicurezza individuali e collettivi, ma anche attraverso l'abbattimento o quantomeno la riduzione dei fattori di stress legati alla prestazione lavorativa. Affinché si configuri mobbing, gli atti persecutori devono essere ripetuti sistematicamente nel tempo. Il lavoratore vittima di mobbing, per effetto delle condotte persecutorie, subisce un danno alla salute che va risarcito. Il lavoratore deve però provare che l'ambiente di lavoro ostile ha inciso sulla sua salute, ha determinato uno stato ansioso, che deve essere accertato a mezzo di una consulenza medico-legale e che lo stato ansioso ha portato un cambiamento, nelle sue abitudini di vita. Il lavoratore dovrà provare con, testimoni, di essersi chiuso in se stesso, di, aver interrotto lo svolgimento, delle attività sociali, di avere peggiorato le sue relazioni familiari. Se il lavoratore ha subito un demansionamento e gli è stata preclusa la possibilità di un avanzamento di carriera, avrà anche subito un danno patrimoniale, il cui ammontare il giudice quantifica in via equitativa in una percentuale della retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato ostacolato nella carriera. Può essere facile provare i singoli atti vessatori, ma magari può essere molto difficile provare la strategia vessatoria che caratterizza il mobbing. Se non si riesce a provare la finalità persecutoria, ma i singoli atti e comportamenti ostili sono di gravità e intensità tale da avere arrecato un danno alla salute del lavoratore,
Il lavoratore ha diritto al risarcimento danni, ai sensi dell'articolo 2087 del Codice Civile, che abbiamo detto impone al datore di tal lavoro di tutelare la salute del lavoratore. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!